Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Vi do il buongiorno mentre metto la giacca perché devo andare a fare alcune commissioni con mia mamma. Oggi è sabato e se riesco vado anche a fare la spesa, se riesco. Ci ho portato le borse della spesa ma non ne sono sicura perché il sabato c'è un casino, quindi poi vedo. Penso di mangiare a casa di mia mamma, così vedo anche Giorgia che la vedo solo il sabato. Niente, vado a sbrigarmi queste commissioni e poi ci aggiorniamo dopo. Missione spesa quasi effettuata, nel senso che sono andata all'Inns, siccome siamo andati al mercato, ho comprato qualcosa lì e poi dopo mangiato vado al Lidl, almeno ci provo se non c'è tanta gente. Niente, abbiamo preso un pollo con le patate, così lo mangiamo insieme e niente, poi quando arrivo a casa vi faccio comunque vedere tutto quello che ho preso. Eccomi tornata a casa finalmente, non vedevo l'ora di tornare a casa. Vi mostro tutta la spesa. Alla fine sono andata all'Inns, come ho detto prima, ho comprato giusto due cose. Poi sono andata al Lidl e alla Coop perché c'erano due cose in offerta che mi servivano e quindi sono andata anche là. All'Inns ho preso il petto di pollo al forno. Ho preso tre confezioni, costava 1,29€, prezzo normale, non era in offerta, quindi devo dire un ottimo prezzo, prodotto in Italia, 110 grammi e ne ho preso tre. Stracchino, questo qua da 320 grammi, 1,69€, anche questo ottimo prezzo perché è bello grande. Tonno, questo qua al naturale, ho preso questo qua prima scelta, tonno pinne gialle al naturale. Questo qua 1,89€. Panna chef, ho preso la confezione questa qua da 3, anche se io preferisco quelle lì dell'HD più piccoline, oppure anche queste più piccoline, però non c'erano, quindi ho preso queste, 1,89€. Poi due confezioni di cubetti, questi qua di prosciutto cotto, e vi dico anche il prezzo di questi perché io queste cose non le ho mai prese, è la prima volta che le compro, 1,19€ a confezione. Tortelloni, questi qua, ricotta e spinaci, 1,49€, mezzo chilo. Simi Philadelphia, formaggio fresco cremoso spalmabile, da 200 grammi, 75 centesimi. Poi ho preso due pasta sfoglia fresca, formato rettangolare, 74 centesimi l'una. Poi doppio concentrato di pomodoro, questo qua me lo ricordo, 55 centesimi. Questa qua sui 40 centesimi che uso per la pizza, l'avevo già presa e mi era piaciuta, quindi l'ho ricomprata. Sottilette al grana padano DOP, mi ispiravano queste qua, le ho pagate 1,19€. Confezione da 4 mozzarelle, 4 buste da 125 grammi, 2,59€ e niente, basta, non ho preso nient'altro. Ho preso queste cose così provo anche qualche prodotto di questo supermercato, perché avevo già preso qualcosa ma più che altro di brioche, queste cose qua, ma questa cosa da frigo non le avevo prese. E basta, vi mostro l'altra roba, vi mostro le cose della Coop. Alla Coop ho preso questa limonata con meno 30% di zuccheri, ve l'avevo già consigliata tempo fa, c'è anche l'aranciata, se vi piace la limonata questa qua è buonissima, ma 4 lattine 1,39€. Poi ho preso queste qua, albicocca cereali 1,99€. Sempre alla Coop ho preso questi due pacchi di piadine, ce ne sono tre in ogni confezione, piadina romagnola IGP alla riminese, sono anche belle grandi. Avevo preso quella lì al farro che compro sempre alla Coop, ma poi c'era la promozione di queste qua, una più uno gratis, 1,59€, tutte e due, nel banco frigo, e quindi ne ho approfittato e le ho prese.
anche se il volantino forse terminava oggi stesso, non mi ricordo, ma ero entrata in realtà alla Coop per prendere l'olio perché c'era questa promozione 4,99 tutte e due, quindi il secondo era gratis, quindi siccome c'era questa promozione ho detto me lo vado a prendere, così questo qua lo utilizzo più che altro quando devo cucinare. Questo qua è estratto a freddo classico Oliveta, comunque 4,99 tutte e due. Poi ho preso la pancetta a cubetti leggermente affumicata, mi sembra 1 euro. Le olive, queste qua snocciolate della Saclà, 1,39 euro. E poi ho preso lo spezzatino, questo qua di bovino adulto, da fare con le patate, le carote, i piselli. E non so se lo faccio direttamente stasera, adesso vedo. Questo qua l'ho pagato 3,58 euro. Alla Coop non ho preso nient'altro, adesso vi mostro quella del Lidl. La sfoglia fine per lasagna, 12 sfoglie. L'altra volta per sbaglio ho preso l'altra confezione, non questa qua fine dove c'è scritto proprio 12 sfoglie, ma ho preso quella dove c'è scritto solo 250 grammi, sfoglia grezza, sfoglia ruvida, una roba del genere, ma non mi sono piaciute per niente perché la lasagna sembrava, era veramente troppo spessa e non mi piaceva, la lasagna l'ho sentita veramente pesante, invece queste qua le preferisco, la lasagna viene sempre buonissima. E poi ce ne sono sempre 250 grammi, ce ne sono 12 sfoglie, sono più sottili e le preferisco, le altre non mi sono piaciute. Formaggio Fontal, 2,19 euro. C'erano in offerta le sovraccosce di pollo, 2,59 euro, quindi le ho prese. Volevo in realtà come al solito passare in macelleria, ma oggi non ce l'ho fatta, quindi ho preso qualcosa qua. Poi i Danette, questi qua li mangia Omar. Questi qua vengono 2,29 euro, però con la Lidl Plus l'ho pagati forse 1,69 euro o 1,79 euro, comunque una cosa del genere. E quindi l'ho presi. Kinder colazione più. Chicche di patate. E la base, questa qua per focacce, che ti consiglio perché secondo me è buonissima. Poi ho preso sotto consiglio di Francesca, Franci-basso YouTube, ho preso il polpettone tradizionale con tacchino, pollo e suino. Lei mi sembra che l'ha fatto al forno con le patate e ha detto che è buonissimo, 4,99 euro, e quindi niente, l'ho voluto prendere. Magari lo faccio domani, che domenica anch'io con le patate. Comunque ho preso sempre a Lidl l'olio di semi di girasole, 2 passate di pomodoro mutti, 2 ricottine, queste qua piccole, il primo sale, yogurt da bere, questi qua li beve Omar, macinato misto di suino e salsiccia, questa qua arrotolata, riso basmati, 1,89 euro, ce n'è 1 chilo dentro, grana padano DOP, pan grattato, 45 centesimi, solita farina, ormai quando vado al Lidl compro sempre questa perché ce n'è 1,5 chili e comunque l'ho provata, mi sono trovata bene e quindi la prendo sempre. Farina Molino Rossetto, 89 centesimi. Succhi di frutta alla pera, questi qua 100% naturale, 0 coloranti, 0 conservanti, 1,29 euro. Devo dire che costavano poco, ce ne sono 6. 3 pacchi di prosciutto cotto e 1 di mortadella. È una bottiglia di San Benedetto, 0 zuccheri aggiunti al limone, mi sembra 39 centesimi. E basta, sì, poi ho preso l'acqua, che vabbè non vi faccio vedere, e non ho preso nient'altro. Sistemo la spesa e poi vado a lavarmi i capelli, perché già dovevo farlo ieri e ho detto ma sì, lo faccio poi domani, quindi niente, oggi mi tocca. Quindi noi ci aggiorniamo tra poco. Facendo cuocere le zucchine perché voglio fare la pasta con le zucchine molto veloce, una volta cotte metà le frullo e metà le lascio intere, poi magari aggiungo un pochino di panna
e basta, faccio la pasta così, quindi molto veloce, molto semplice. Aspetto che si cuociano per vado a lavarmi i capelli. Prima di lavarmi i capelli volevo farvi vedere una cosa per quanto riguarda quei prodotti detersivi dell'azienda Clini che mi aveva inviato un po' di giorni fa, avevate visto il video. Tra i detergenti per la casa mi avevano anche inviato i due detersivi per il bucato in polvere, uno per i colorati, questo qua, e l'altro per i bianchi, con cui sinceramente mi sto trovando benissimo. Lavano bene i capi, nonostante abbiano un profumo particolare, perché questo qua è al bergamotto, mentre questo è al pompelmo, non ho trovato problemi nell'abbinare l'ammorbidente, perché si sentono sì, però è una profumazione molto molto delicata, anche per quanto riguarda tutti gli altri prodotti per la casa, anche quello per il bagno, ha un buon profumo di limone, però non è pesante, non dà fastidio, molto delicato. All'interno del set per il bucato troviamo questi due cartoncini che io non vi ho mostrato l'altra volta quando abbiamo scartato insieme il pacco, perché l'azienda sarà credo dimenticata di metterli all'interno del pacco, quindi me l'ha spediti per posta, tra l'altro arrivati veramente in fretta, e quindi sono stati gentilissimi, quindi me l'hanno inviati. Praticamente non sono nient'altro che due cartoncini dosatori che serviranno per andare a prelevare il prodotto, la polvere, per poi andarla ad inserire nella lavatrice. Però più che altro con questo disegno, non so se riuscite a vedere, e all'interno troviamo anche questo. E praticamente che cos'è? È una striscia che va inserita sotto l'acqua per andare a capire la durezza dell'acqua, e in base alla durezza dell'acqua poi noi andiamo a regolarci con il detersivo in polvere, quindi non ne andiamo magari ad utilizzare più del dovuto. Quindi va messa sotto l'acqua, adesso lo facciamo insieme perché io non l'ho ancora fatto. In base a come scolorisce poi io mi vado a regolare con la polvere, infatti anche all'interno del cartoncino come vedete ci sono i vari livelli disegnati. Ecco qua, da verde è diventato rosa. L'ultima è più chiara, mentre le altre sono più scure, quindi è l'ultimo. Poi così mi regolo su quanta polvere mettere. Ecco qua, come vedete ho riempito il dosatore, tra l'altro in carta, tanto devo andare a fare la lavatrice, e l'ho riempito appunto fin qua, quindi al massimo. Buongiorno, siamo a domenica mattina, io ho già fatto colazione, ho rifatto il letto anche se ancora non ho fatto niente, cioè in realtà la domenica non è che faccio chissà quali pulizie, do giusto una sistemata magari in giro per casa, però non è che smonto la casa la domenica. Tra l'altro sono riuscita a dormire un pochino di più, cosa che non capitava da tanto perché mi alzo sempre presto anche quando posso dormire, invece stamattina mi sono svegliata tardi, quindi me la sono presa proprio con comodo. E niente, tra poco vado a preparare il pranzo, magari lo prepariamo insieme e poi vedremo che cosa fare oggi, anche se non penso di fare chissà che cosa, però vedremo più tardi. Ragazzi, alla fine ho deciso di fare il polpettone, questo qua che ho preso ieri a Lidl, però anziché farlo al forno, comunque adesso lo taglio a fettine e lo faccio in padella, così vediamo anche come viene in padella. E niente, magari lo prepariamo insieme. So sad when we are apart. I need you to need me too.
Stay with me when it's getting dark. Hold me tight, closing your arms. I want you to want me too. Why is it so hard to just be honest? Why is it so hard to speak the truth? Buonissimo, e qua ci sono le patate al forno. Abbiamo finito di mangiare e di sistemare un pochino casa insieme, così ci abbiamo messo di meno. E sì, volevo dirvi che il polpettone è venuto buonissimo, quindi grazie Franci per averlo consigliato. Io solitamente lo faccio in casa, ma da comprare ogni tanto quando non si ha tempo o voglia di cucinare. Ecco, buonissimo, sì, è venuto bello morbido, non secco, e quindi lo consiglio anche io. Stamattina, siccome stavo editando un pezzo di video, vi ho mostrato il latte, quello lì dell'Alpro al cocco, mentre stavo facendo il porridge, e vi volevo consigliare anche quello se anche voi mangiate il porridge, perché mi è piaciuto tantissimo. È molto delicato il gusto ed è molto cremoso, non è acquoso, e ovviamente io non lo bevo così, lo metto solo nel porridge, però mi è piaciuto molto. Niente, adesso rispondo a qualche commento e poi più tardi andiamo a camminare.
Eccomi ragazzi, scusate ma si vede un pochino buio perché ho solo la lampada di sale accesa. Noi siamo tornati dalla camminata un pochino tardi, abbiamo cenato e poi non ho più ripreso niente, anche perché la giornata è finita qui. Come avete visto mi sono struccata, mi sono fatta una tisana e adesso mi leggo un pochino il libro e poi me ne vado a dormire. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia come al solito. Un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.